Welcome to the jungle, amici miei, bentornati su Pimpica. Mi sono Salvatore, come sempre. Come state? Spero tutto bene. Ragazzi, oggi che cosa andremo a fare? Oggi andremo a spacchettare queste qui. Allora, abbiamo due voltaggio sfolgorante, tre spade scudo e poi vi farò vedere alcuni recuperi che ho fatto, come nel video precedente, perché ce l'avevo e volevo comunque farveli vedere quello che ho recuperato così nei mesi passati, in realtà forse il mese scorso proprio. Quindi spacchetteremo e poi andremo a vedere queste carte. Abbiamo tre spade scudo, abbiamo detto, e due voltaggio sfolgorante. Siccome i voltaggio sfolgorante sono carte un po' più cicciose, se si può dire così, un po' più sfiziose, io andrei ad aprire gli spade scudo. Energia, Ductrio, adetta del centro Pokémon. Recupero di energia che ci vorrebbe. Rhyhorn, Rookie D, Krabby, che la volta scorsa ne abbiamo pullati meno 500 in 5 buste. Grookey, Mudbray, Drizzo Reverse. Un Cinderace Holo. Bello, ma non voglio esprimermi ancora. Ok, li mettiamo di qua. Non so se si vedranno a video, no? Andiamo. Le volte urlo senza motivo. Allora. 1, 2, 3, 4. E andiamo. Energia, fuoco. Corvisquir. Penso. Cacchio. Twakey, acchiappa Pokémon, Vulpix, Nikit, Baltoi, Cinciù, Krabby, che ormai vi giuro odio, Cotone Reverse e un Corviknight, bello però. Va bene. Amaro fino adesso, amaro come sbustata, però dai, ci dobbiamo provare, ragazzi. Dobbiamo trovare qualcosa. Visto spada e scudo, ve l'ho detto anche nel video precedente, ho sbustato veramente poco. Infatti, le carte non sono poi così male, però diciamo che ho dato spazio ovviamente di più a Sole e Luna. Andiamo sotto. Energia, Kingler. Che è l'evoluzione. Iperpozione. Baccacedro. Krabby, ovviamente. Grookey, ovviamente. Mudbray, ovviamente. Utut. Pinkurkin. Turtonator. Ok, reverse. Oh, c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Oh. No, tra l'altro la sto piegando tantissimo, ma che non le vendo, ma. 7902 potrebbe essere una carta che voi odiate. Non lo so, in questa espansione ci sono molte carte che mi rendo conto che i ragazzi odiano seguendo le live. Vediamo un po'. Allora, copriamo. Aspetta. Morpeko V, bella. Tra l'altro c'era forse anche la VMAX in questa espansione qui, che era un pochino più cicciosa, però dai, ci accontentiamo. Questa che cos'è? Ah, questa è quella di prima. La mettiamo qua e ciao, questa le buttiamo prima o poi. Comunque, ragazzi, se il canale cresce, cioè se il canale crescerà, prima o poi tutte queste carte comuni le regalerò, del tipo Megalotti, dove regalerò queste carte comuni, no? Adesso veramente tante. Ora capisco chi fa questo di lavoro, poi quante carte si trova. Ok, andiamo. Energia fuoco, energia granitica, fossilia di Stratis, mai vista. Gogoat ne abbiamo tantissimi, Milseri anche, Blitzel non ve lo dico proprio, Beldum ormai li regaliamo, Wubat sì, Exeggut ce l'abbiamo forse, sì, Deden ne avremo tipo 1 miliardo. E niente, Zekrom, Holo,
Sì, carini. In realtà a me non piacciono queste carte così, diciamo, non so se si possono chiamare tridimensionali, comunque in questo modo qua, cioè, ovviamente molto più quelle disegnate, sono molto più belle secondo me. Parere mio però ragazzi, fatemi sapere il vostro sotto nei commenti, a me piacciono molto le carte disegnate proprio. E se qua anche, cioè abbiamo anche questa, non mi fa tanto impazzire come modello, tipo dei formine, boh, non lo so. Gusto mio, ovviamente. 1, 2, 3, 4 e buttiamo sotto. Tra l'altro, già è uscita rovinata questa. Cioè, potrebbe valere 1 milione di euro. Già rovinata, quindi persa già tutto il suo valore. Energia, Poppy, Diwot, Sableye, Oshawott, Drillbur. Siamo questo genere, a me non piace proprio. Deden ancora. Ferrozid, Skiddo. Carino, però ci sta la. Un amazing! Bellissimo! Ragazzi, è la prima amazing che trovo. Bellissima, ragazzi! Girachi! Bellissima, ragazzi! Bellissima. Sotto che c'è? Vabbè. Assaggia. Bella! Bella, ragazzi! Bella! La mia prima amazing! Bellissima! Anche un po' di bello, se si può dire, su un po' di culo, fortuna, diciamo così. Molto molto bella, ragazzi. Tra l'altro questa, no, forse ce n'è anche un'altra che era molto bella, amazing. Adesso non ricordo quali sono le carte amazing. Non so, penso che si veda bene, abbastanza bene. Molto molto bella, ragazzi. Oh, volano carte, grazie. E subito le andiamo a slivare. Perché un ragazzo mi ha scritto su Instagram: ma quando sbusti, perché non le slivi subito? In realtà sì, lo faccio appena finisco di registrare, però faccio vedere in diretta che lo faccio veramente, cioè in diretta, in registrazione video che lo faccio davvero. Queste qua forse no, perché c'è un raccoglitore. Faccio solo queste VMAX, questa qui che è molto molto bella, amazing. Le altre no, le tengo in un raccoglitore a parte. Ragazzi, ora passiamo a queste altre qua che vi spiegherò poi man mano la loro storia. Molto velocemente perché ne so più scocciate. Allora abbiamo questo Kyogre olografico, dovrebbe essere dell'estensione Ex Smeraldo 2006, se non sbaglio. E non è messa malissimo, non è messa malissimo, certo non è, direi proprio che sia manco una good, però non è proprio messa male. Questa l'ho trovata praticamente, ragazzi, in un lotto che ho preso fisicamente, ho recuperato in una città vicina. L'ho pagato 1 euro praticamente questo lotto e ci ho trovato questa e un'altra che forse però non farò vedere in questo video, ma nel prossimo, o forse adesso non ricordo che carta ho preso. Però tanta roba, una bella carta. Poi vi metterò i prezzi, ovviamente vi metterò anche di questi qua i prezzi delle appena vendute di quando registro il video su eBay, così mettiamo un po' a tacere tutte le discussioni. Poi c'è questo bel Charmeleon promo di ex Guardiani dei Cristalli olografico, che è tanta tanta roba, ragazzi, molto molto bello. Certo, ma avrei preferito ovviamente beccare un Charizard, ma è molto bella questa carta, direi. Soprattutto il fatto che sia promo, tanta roba, tanta tanta roba. Vi metterò ovviamente il prezzo in basso. Poi abbiamo questo Gyarados Shiny. Questa, ragazzi, io questa non riesco a capire se sia falsa oppure autentica, perché vi spiego. L'ho trovata sempre in un lotto, però ha delle fattezze come se fosse fake, però non riesco a capire se sia effettivamente fake o originale. Quindi voi che mi seguite, se magari siete molto molto più esperti di me, ditemi la vostra. Io ho visto foto ovviamente di questa carta venduta online, assomiglia molto a questa, però non riesco a capire se sia veramente praticamente questo periodo storico le facessero proprio così, tutte sbluccicanti, in questo modo anche il nome, perché anche questo che un po' mi
disorienta, però non lo so, fatemi sapere voi. Per ora la tengo da parte, poi ovviamente se sarà, se scoprirà, se fosse, cioè, se si scoprirà che è un falso, la butterò ovviamente senza problemi. Però la tengo da parte, però era molto molto bella e poi mi metterò anche il prezzo. Poi ci abbiamo, oh. Ragazzi, questa è stata praticamente quasi una non voglio di soldi buttati, però soldi buttati. Questa qui è un mio antico. Anzi, quando ho preso questa carta, il venditore mi aveva detto che fosse abbastanza pur. Però fino ad ora ho comprato altre carte pur, però messe abbastanza bene, diciamo, come se non fossero proprio rovinatissime. Questa qua invece aveva molto molto ragione il venditore, molto molto pur. Però la volevo, quindi l'ho presa comunque. In realtà io questa carta ce l'avevo, perché quando sono andato al cinema, quando è uscito il film, e sono andato al cinema, me la dietro anche a me all'uscita. Ovviamente l'ho persa insieme a tutte le mie carte che avevo, tipo Charizard, non so quante ne avevo, 7 prime edizioni, Team Rocket, ne avevo veramente tanti. E ottimo, perdere le carte quando fai da sloghi, grande, ciao. Poi abbiamo, torniamo a noi, questa carta Pokémon, ragazzi, che mi ha fatto impazzire. Io quando l'ho vista sono impazzito veramente, ragazzi, questa carta. È una chiappa Mew. Questa qui è una carta promo che sponsorizzava proprio l'acquisto alle prime bustine delle carte Pokémon. E ragazzi, la cosa mi ha fatto veramente impazzire, perché probabilmente anche questa io ho beccato all'epoca nel 2000-2001. E quindi, ragazzi, è una carta a cui tengo molto. Tra l'altro anche il Mew non è casuale che l'abbia fatto mettere sul logo. È una carta molto molto bella che ci tengo molto, però ovviamente non si può gradare, quindi la terrò io da parte, la conserverò. Molto molto bella. Poi mi piace tantissimo questo fatto che ci sia il numero, questo numero verde Wizard, che ormai non esiste più, sarà stato smantellato tipo un anno dopo. Tanta tanta roba per me, per i gusti miei. Poi abbiamo infine la chicchetta finale. Questa praticamente dovrebbe essere il Latte Mew, se non sbaglio si chiami. Questa è la carta che è stata bannata. L'ho presa anche questa, ho preso anche questa qui nel lotto che vi dicevo nel video precedente. L'ho pagata, ragazzi, vi giuro, veramente pochissimo. Tutte e tre le carte le ho pagate pochissime in un lotto che è stato svenduto, secondo me, perché vedendo poi i pezzi dopo, tanta tanta roba. Una carta che è stata bannata ovviamente perché era un po', andava un po' contro i diritti degli animali. In realtà ci ho messo parecchio tempo per capire il significato di sta carta, che non si capisce praticamente nulla. Poi si vede qui che invece la mucca è stata tranciata e quindi a tutela degli animali. Una carta che poi è stata, perché anche questo Pokémon non si capiva che fosse un Pokémon che è stato tutto storto, beh, cose strane. E quindi fu sostituita poi dall'attuale carta che possiamo trovare. Questa qui fu praticamente bandita e fu tolta dai mazzi. È una carta che ci tenevo molto a recuperare. Ora che me ne accorgo è decentratissima. Infatti questo spazio è immenso rispetto a quest'altro, quindi ottimo, ottimo, grande. E quindi, ragazzi, con questa chiudiamo un po' la selezione di queste carte che volevo farvi vedere. Non dovrei averne altre, adesso non ricordo, poi se ne trovo altre in collezione vi farò vedere nel prossimo video. Con questo video abbiamo finito. Io vi ringrazio davvero per il supporto che darete al video, sicuramente per le visualizzazioni, per le iscrizioni, per i like. Grazie, grazie mille, continuate così, ragazzi. Stiamo crescendo in maniera molto inaspettata, la parola giusta è inaspettata, quindi grazie, grazie mille per la fiducia. Noi ci vediamo al prossimo video, seguiteci anche su Instagram, Pimpongram, anche su altri canali se volete. Ciao!